Bene, allora a questo punto la parola al professor Luigi Piccioni, docente all'Università di Calabria, che ha avuto frequentazioni con Mancini, dal quale ha assunto anche una serie di informazioni che riguardavano proprio la resistenza. Per cui ecco il Mancini che dice tutto sta scritto negli archivi della polizia, ecco, attraverso queste frequentazioni, questi incontri, ha anche avuto modo di trasmettere delle notizie che ora sentiremo dal professor Piccioni. Allora io nutro profonda invidia per Aurelio Nardelli e la sua capacità di ricordare a braccio dicendo così belle e importanti. Io leggerò, che è una cosa molto più noiosa, soprattutto per chi sta ascoltando, e spero anche di non emozionare. Io credo di aver incontrato per la prima volta Alberto tra il 74 e il 75, 15 anni, avevo io 15 anni. Nel giro di pochi mesi, conoscendolo meglio, nell'immagine che mi stavo facendo di lui si sono fusi da un lato il prestigioso esponente del partito cui mi ero appena iscritto e da un altro lato l'amico di lunghissima data di mia madre, di mio nonno e delle mie zie. Ricordo anzi come se fosse ora l'abbraccio di Alberto al funerale di mamma e l'emozione datami dalla sua presenza, una presenza che costituiva oltretutto un legame con un avezzano di 40, 30, 40 anni prima, ormai scomparsa, e che mio nonno proprio in quei mesi, in quegli anni mi stava descrivendo, mi stava rivelando. In quella metà degli anni 70 Alberto lo vedevo, anzitutto in federazione, la federazione del PC, dove passavamo gran parte dei pomeriggi, e che a dire il vero, pur essendo un luogo, ripeto, siamo nella metà degli anni 70, straordinariamente vivo, straordinariamente affollato, non era in realtà per noi un posto del tutto ospitale. Non credo di offendere nessuno dei presenti se dico che la federazione di quegli anni era un posto dove dei giovani entusiasti e candidi avevano poche possibilità di interloquire in modo aperto ed elevato. Se faccio mente locale alle tante figure che la frequentavano quotidianamente, posso dire che noi ragazzi trovavamo dei riferimenti culturali e affettivi adeguati, cioè delle compagne e dei compagni veramente accoglienti e curiosi, soltanto in due o tre persone. E Alberto sicuramente era una di queste. Con lui, che peraltro era il più anziano dei frequentatori abituali della federazione, potevamo avere un rapporto alla pari e di intenso scambio intellettuale, che quasi nessun altro poteva permettersi. Ed è ancora oggi per me fonte di stupore notare come noi avessimo all'epoca 15-16 anni, mentre lui ne aveva 50 di più, ne aveva 65 circa. Nonostante questo grande salto generazionale, Alberto era l'amico più diretto e affidabile, il confidente e il consigliere nelle situazioni più ingarbugliate e dolorose, come quando ad esempio arrestato un Aureliano Mascioli, che peraltro era stato il segretario della Federazione Giovanile Comunista più capace e amato di quegli anni. È un paradosso, ma era così. Una vicenda, questa di Aureliano, che ci lasciava spiazzati, anzitutto emozionalmente, emotivamente, e che lui riusciva però, Alberto riusciva però a razionalizzare e a renderci più lieve, grazie all'esperienza accumulata negli anni della clandestinità e grazie alla sua umanità. Alberto, infatti, era prima di tutto curioso, era attento, si apriva a te in un rapporto complice e affettuoso, ripeto, però era anche gioviale, piacevole. La sua conversazione era tanto ricca quanto ironica e autoironica, sempre pronta a ridimensionare con un sorriso o con una battuta la grandezza, la difficoltà e la drammaticità delle vicende o l'importanza degli argomenti affrontati. E poi era un grande pedagogo. Da vecchio comunista e da militante degli anni della clandestinità, questo era per lui un pallino e un grande punto di orgoglio. Negli anni 30 aveva, è stato già ricordato, ma è una delle cose più
caratteristiche della vita di Alberto. Con la sua parte elementare svezzato alla teoria marxista e alla militanza comunista fior fiore di figli della borghesia avezzanese, marzicana, che frequentavano le aule di liceo. E noi, 40 anni dopo, finivamo con l'essere in qualche misura suoi allievi, come lo erano stati Brunetto Corti, fratelli Spallone, Nando Riconi e tanti altri di quella generazione che Romolo ha ricordato. Alberto ricordava volentieri, con me in particolare, che avevo questa curiosità, i passaggi successivi e i testi di quei percorsi di formazione, come nelle riunioni clandestine aveva potuto cioè utilizzare l'ABC del comunismo, l'opera del 1919 di Bukharin, che il fascismo in qualche modo tollerava, essendo stato Bukharin un oppositore di Stalin, come utilizzava dei romanzi sociali come Il tallone di ferro di London e La madre di Gorky. E poi anche qui mi ritornano le cose che diceva Aurelio Nardelli, il francese. Utilizzava anche giornali stranieri come Le Monde, che faceva arrivare appositamente all'edicola di Piazza Dorazzi in Piazza Risorgimento. Per quanto serio e impegnativo, anche il suo insegnamento, almeno per quello che a me consta, era però leggero nelle forme, mai pedante, mai impositivo. Era, mi viene da dire, una sorta di terzo internazionalismo lieve, una sorta di felice contraddizione interna. E infine, naturalmente, per diversi di noi e sicuramente per me, contavano enormemente il coraggio dimostrato negli anni della clandestinità e i prezzi esistenziali pagati. Il fatto che Alberto fosse diventato militante comunista quando ancora portava i calzoncini e il fascismo dilagava, che fosse passato per il tribunale speciale per le carceri mussoliniane. Per uno come me, dunque, Alberto non poteva che essere, per quanto vicino, per quanto amico, e anche nello sguardo necessariamente critico che noi portavamo verso alcune sue cose. Per esempio, lui era, rimaneva filosovietico, mentre noi non potevamo già allora più esserlo. Era anche una figura in qualche modo leggendaria, che incarnava il mito del Partito Comunista nascente, quello del reclutamento dei giovani della borghesia avezzanese, quello della militanza antifascista, quello della cospirazione e del carcere. Ecco, c'è bisogno di dire quanto contavano i noi giovani negli anni 70, figli del 68, tutte queste cose, data l'età media dell'uditorio, non credo che ci sia bisogno di dire. Ma, altra felice contraddizione in termini, Alberto costituiva appunto un mito prossimo, quotidiano, vicino, e lui stesso sempre un po' dissacrante, lontano dall'alone di superiorità, di severità o addirittura di tragicità che poteva accompagnare figure come la sua. Io ricordo un racconto suo, il benevolo distacco con cui mi disse di questo episodio di questo fascista che dopo aver infierito per anni contro di lui, e poteva trattarsi anche di pestaggi, non cose da poco, come dopo la guerra quest'uomo era andato ridotto alla fame con la famiglia, era andato in comune a chiedergli un piccolo sostegno. E Alberto mi disse, ci ho pensato un attimo e poi ho detto va bene, lo aiuto, perché tanto è soltanto un poveraccio male in arnese, passando così un colpo di spugna su tante umiliazioni e sofferenze fisiche, questo tratto appunto di leggerezza anche in queste cose importanti. Per quanto mi riguarda più direttamente, ricordo come nel 1978, all'approssimarsi della licenza liceale, mi imbarcai in un'ampia ricerca sull'antifascismo marzicano e sulla resistenza, nella quale mi fu di aiuto Peppe Pantaleo. E questa ricerca, chiaramente una cosa da studente liceale, la circolai in federazione, ne feci un po' di copie. Durante la ricerca Alberto mi incoraggiò, mi stimolò e lesse anche il manoscritto, tra l'altro incoraggiando, quindi tu sarai uno storico, poi alla fine ho fatto lo storico effettivamente. E anche se declinò, in effetti anche in quel caso la richiesta di intervistarmi. Io e Peppe, o io da solo, intervistammo invece diversi altri protagonisti, intervistammo Renato Vidimari, intervistammo Pietro Antonio Palladini, intervistammo Brunetto Corbi. Ma nonostante, per esempio, il piglio arguto e dissacrante di Corbi, che ci affascinò, ci colpì moltissimo,
tutti questi mi apparvero distanti, sia generazionalmente che umanamente, cosa che con Alberto non c'era mai capitata, l'avevamo sentito sempre vicinissimo. Alberto era infatti, e lo è rimasto fino all'ultimo, uno spirito giovane, aperto, immediato, di una cordialità sempre allegra e divertita, divertente. Un amico vero e una porta direttamente spalancata per noi su quel Novecento terribile e sfavillante di cui noi ci sentivamo ed eravamo effettivamente eredi diretti. È così che per me il Novecento e la militanza comunista si sono identificati soprattutto con lui. Li ho imparati forse più attraverso le sue analisi, i suoi racconti, che pure, ripeto, filtravamo in maniera critica, che attraverso le innumerevoli letture di quegli anni. Credo addirittura di poter dire che se in tutti questi anni ho continuato nel mio piccolo a sentirmi e continuo a sentirmi tuttora un pezzo di Novecento, un pezzo della storia del movimento operaio, sento di far parte di questa storia. Se avverto cioè di appartenere in modo concretissimo, intimo, alla stessa vicenda di milioni di uomini e donne che hanno attraversato prima di me il secolo, cercando tra errori e sconfitte le vere della liberazione, beh, se mi sento parte di questa storia, lo devo in gran parte al fatto di aver conosciuto Alberto e di essere stato depositario dei suoi insegnamenti e dei suoi racconti. È poco questo lascito, questa eredità, è molto, è importante, non è importante. Io penso che questo sentimento di appartenere a una grande storia, per quanto si possa essere critici nei confronti di questa storia, per quanto si possa avvertire il dolore delle troppe sconfitte, sia una risorsa importante per tre ragioni: perché ci dà profondità temporale, naturalmente io da storico sono sensibile a questo aspetto, perché questo lascito ci lega alla sorte di una grande e nobile comunità che è stata quella del movimento operaio, e perché ci struttura moralmente, ci aiuta, continua a darci uno scheletro etico forte. E lo dico tanto più convinto quando vedo attorno a me crescere la destrutturazione morale e un vivere miope e dolente, senza passato né futuro. La vera peculiarità di Alberto, tuttavia, ciò che fa in modo che siamo qui stasera in tanti a ricordarlo, mentre altre figure molto più note e influenti della storia del movimento operaio e socialista marxicano sono cadute da tempo nel dimenticatoio, credo sia questo bell'impasto di salda fede politica, di rigore intellettuale, di finezza, di ironia e di calore umano. Un impasto raro, infrequente e prezioso, che ci rende cara la sua memoria, senz'altro, ma forse un impasto del quale sentiamo soprattutto profondamente il bisogno in un momento così difficile e oscuro per la sinistra, per lo schieramento progressista. Una sinistra attraversata da conflitti feroci e piccini, per lo più agiti da un personale politico di livello, lasciatemelo dire, piuttosto scadente. Per questo impasto, tra l'altro, la figura di Alberto mi ricorda molto da vicino quella di un altro grande compagno che ci ha lasciati di recente, Giovanni Pesce. Formidabile uomo di azione in tempi di difficoltà, ma persona di squisite qualità umane in tempo di pace. Io vorrei concludere notando che se due passioni mi rimangono inestirpabili, una per la storia e una per la militanza, se insomma oggi sono quello che sono, nel bene e nel male, lo devo molto al rapporto con Alberto. Un rapporto unico e irripetibile, quello mio nei suoi confronti, ma che per fortuna non è stato simmetrico, nel senso che io sono stato solo uno dei tanti con cui, in quasi 80 anni, Alberto ha passeggiato in piazza, analizzando la realtà presente, scherzando, sognone, ma soprattutto cercando di insegnare i sentieri che portano verso un mondo più giusto.